Buongiorno, oggi tocchiamo un argomento che non piace a nessuno, però va affrontato e va affrontato con assoluta chiarezza e soprattutto con grande determinazione. In questi ultimi 20 o 30 anni la farmacia si è focalizzata sull'attività della vendita. Non che vendere ci sia qualcosa di male o non sia etico o altro, anzi, vendere è difficile, richiede grandi competenze e grandi capacità. Punto è che la farmacia nasce con un altro scopo. Nel campo della vendita dei prodotti e non dei farmaci, la farmacia ha competitor molto forti, molto agguerriti, molto determinati. Anche se riusciamo a comprare prodotti a buon prezzo e venderli a buon prezzo, dobbiamo sempre fare i conti con tutta una serie di altri venditori, altri punti vendita che comunque ci creano continuamente delle difficoltà in questo campo. In realtà invece l'unico campo in cui non abbiamo competitor, in cui siamo soli, è il campo del farmaco. Come ci illustrerà con molta più chiarezza e con molta più capacità di quello che posso essere io, il professor Esposito al convegno di giugno, il farmaco, la manipolazione dei farmaci spetta esclusivamente al farmacista. E questo è un punto fortissimo di una farmacia, perché nessuno può venire nel nostro settore se non glielo permettiamo noi. Medici, infermieri, possono fare moltissime altre cose, ma non hanno nessuna competenza specifica sul farmaco, nel farmaco proprio nella sua accezione chimica, nella forma farmaceutica, non è il loro mestiere. E quindi, se non lasciamo loro spazio, siamo gli unici a potersi occupare di questo. Ed è un settore enorme, grandissimo, un settore in cui c'è tantissimo da lavorare e che può costituire il vero futuro della farmacia. Nel titolo di questo video ho scritto: che cosa offriremo ai nostri clienti fra un anno? Non oggi, non domani, non i prodotti stagionali per quest'estate o per l'autunno. Che cosa offriremo fra un anno ai nostri clienti? Perché un buon imprenditore non può ragionare solo su quello che si vende qui e ora o che venderemo fra un mese, deve fare dei progetti a medio e lungo termine. E qui, quando dobbiamo farli soprattutto a lungo termine, le cose si complicano notevolmente. Dicevo prima che il problema della cronicità è un problema talmente grosso, talmente oneroso e talmente dispendioso che qualcuno se ne dovrà occupare. E soprattutto si dovrà occupare di farmaci, perché il problema della cronicità non è soltanto della terapia o dei questionari, è proprio dell'assunzione pratica del farmaco. Se non ce ne occupiamo noi, è inevitabile che qualche altro soggetto sanitario se ne debba occupare. Nessuno si illuda che si possano verificare quello che si è verificato in passato, ovvero sia io faccio finta di niente, non me ne voglio occupare, il progetto decade. Anche per la regione Lombardia, che comunque in questo momento ha accantonato i suoi progetti, non li ha abbandonati, li ha solo accantonati perché si è accorto che c'erano delle criticità, c'erano dei problemi, ma lo rispolvererà, statene tranquilli, non l'ha chiuso. Noi abbiamo la possibilità di usare questo tempo che ci è stato regalato per organizzarci, e questa è la possibilità che noi oggi abbiamo. Quindi, in un progetto a medio e lungo termine, ci è stato regalato solo un pochino più di tempo per poter fare in maniera tale di organizzarci noi e creare un progetto credibile su questo punto. Non solo. Tra noi spesso ci diciamo: ma tanto il farmacista non ha voglia, non sa, poi non è capace di far niente. Calma. Non è così. Non ci dobbiamo dimenticare che ci sono tanti giovani farmacisti, molto preparati,
molto competenti, con una gran voglia di fare. E sicuramente ce ne sarà anche una parte un po' più anziana. Io ormai sono quasi a fine carriera, nel senso che ormai il mondo, quello che dovevo dire nella vita ormai l'ho quasi detto, ma di giovani ce ne sono tantissimi. E questi giovani hanno voglia di fare e sono preparati, hanno studiato per fare qualcosa. E non gli va più bene stare dietro un banco per fare la bella statuina o peggio sbollinare il farmaco e attaccare i bollini alle ricette. Non è più quello che vogliono fare ed è giusto che non vogliano fare questo. Per cui anche in questo caso attenzione a dire ma il farmacista non è preparato. Il farmacista se vuole le basi della conoscenza le ha, le informazioni che non ha le può ricavare con molta facilità perché la sua preparazione culturale è tale che gli consente di prendere in mano questo settore. Non solo. L'altro luogo comune con cui andiamo spesso a scontrarci è ma occuparsi di farmaci non rende. Non saranno questi che porteranno reddito alla farmacia e anche questo è sbagliatissimo perché occuparsi di farmaci e di cronicità rende. Anche allo stato attuale e rende bene, anche senza una remunerazione ufficiale. Di fatto ricordatevi che occuparsi di cronicità e assistere i pazienti cronici vuol dire fidelizzare il paziente cronico, vuol dire far sentire al paziente cronico la vicinanza di una farmacia e quindi vuol dire in realtà crearsi quel tessuto di clientela solida e fedele che può veramente portare al successo del punto vendita, della farmacia. Non solo, sempre nel convegno di giugno, infatti parleremo come un'organizzazione ottimale che ruoti attorno alla gestione del paziente e del farmaco, alla fine si trasformi in denaro per la farmacia, in possibilità di rendita della farmacia. Ultimo punto, che anche questo importante da a trattare, questo. Il farmacista non è che è incapace o non ha le competenze per occuparsi di cronicità. Il farmacista è spaventato all'idea di intraprendere un lavoro di cui non conosce niente, non l'ha mai fatto, non ne sa nulla e quindi è spaventato. Non sa da che parte prenderla, i pochi tentativi disorganizzati che ha fatto spesso si sono rivelati un insuccesso. Anche in questo caso il convegno di giugno si ripromette di dare degli strumenti per iniziare a cominciare a fare questo tipo di lavoro. Per esempio, uno dei punti che tratteremo, che saranno forse, che sembra apparentemente un punto poco importante, ma in realtà è fondamentale, è come si parla al paziente, come si parla al medico, come si comincia a presentare al pubblico il nostro lavoro e come si vende tutto questo servizio e questa attività. Anche in questo non sottovalutatelo perché non è un problema da poco. Ricordatevi che la cosa fondamentale è avere le basi per poter intraprendere il lavoro. Una volta che si hanno queste basi, se si riesce ad avere una formazione adeguata, con questa formazione adeguata prendere in mano il servizio e portarlo a buon fine, sicuramente è alla portata di tutti. Per cui, cosa dire? Vi aspetto il 9-10 giugno a Verona per 2 giorni dedicati al ruolo del farmacista, all'organizzazione della farmacia, a come si comincia ad affrontare il problema e ad acquisire degli strumenti per poter cominciare a parlare di farmaci e di cronicità in farmacia con le persone, con i nostri clienti. Vi aspetto, ci vediamo a giugno.